Un tavolo da biliardo, come viene definito, molto smooth, è stato bellissimo ritornare a casa. Lei è il pilota che ha gestito l'atterraggio? Sì, esattamente. Dopo così tanto tempo bisogna tornare a farci l'abitudine? Quasi, eravamo quasi tentati di prendere la via per Malpensa, ma eravamo ben convinti di tornare all'innata. No, è stata una bellissima sensazione. Il progetto è un progetto meraviglioso, un city airport di livello internazionale, è bella Milano ed è bello il suo aeroporto e sarà bellissimo il suo aeroporto. Questa è una prima tappa che oltretutto conferma anche l'investimento sulla sicurezza, perché c'è un aspetto estetico ma c'è anche un importante investimento sulla sicurezza a tutto tondo. Sono molto felice perché è anche il mio aeroporto dove io di solito vengo a prendere l'aereo e quindi c'è una quotidianità nel vederlo trasformarsi in quello che, appunto, come dicevo prima, Milano merita, visto che ha questa vocazione internazionale che conferma giorno dopo giorno. Nel nostro DNA l'idea di essere puntuali è tutto e abbiamo rispettato i tempi previsti. A questo punto faremo un po' respirare Malpensa, però dobbiamo ricordarci che Malpensa ha retto bene ma ha dimostrato di avere spazio di crescita e quindi da qua si riparte. Questo è solamente un punto di ripartenza, come abbiamo detto stasera al Ministro. Grazie. Abbiamo già dato. Abbiamo già dato tutti e due in abbondanza.